Salve. Buongiorno. Immagino che mi debba sapere. Prego. Salve. Eccoci. È un piacere stare qui. Aspetti a dirlo. Poi sono neodiplomata e quindi questa è un'occasione di crescita per me importante, ecco. Un'altra occasione di crescita importante. Per fare cosa? Per fare l'attrice. È l'ultima settimana di luglio. Alle selezioni per la scuola di alta formazione di Teatro 2 si sono presentate decine di attori. Dopo una prima scrematura di oltre 400 domande, un piccolo esercito. Questa storia inizia alla fine degli anni 60, la stagione delle grandi utopie, dei dibattiti, delle proteste. A Parma, un gruppo di studenti universitari fa teatro per dare voce alla propria visione del mondo. Giorgio, Tania, Marcello, Paolo, Roberto, Gigi, che lo si vede solo qui perché è lui ad avere la passione per le riprese in 8 mm. E infine Walter, mio padre. Hanno frequentato accademia. Molto di ciò che sanno lo devono a Bogdan Jerković, regista croato che fa loro da maestro. Una collaborazione nata al tempo dei festival universitari, che allora innervavano l'Europa sfidando i blocchi della guerra fredda. All'alba dei 70 si costituiscono cooperativa. Prendono il nome di compagnia del collettivo, con chiaro riferimento a una visione egualitaria dell'impegno teatrale. Sono giovani, irreverenti, ma con le idee chiare. Fanno teatro politico, di denuncia, ma sempre sul filo dell'ironia e della dissacrazione che nel tempo diventerà una specie di marchio di fabbrica. Parchi, quartieri di periferia, piazze, carceri, sono i nuovi palcoscenici su cui esibirsi. Fuori dai templi sacri della rappresentazione, portano il teatro a chi il teatro non lo aveva visto mai. Dopo 10 frenetici anni, i comuni preferiscono ospitare rassegne cinematografiche e personaggi della televisione. Il teatro di denuncia è rifiutato in favore di una forma di intrattenimento più blando e politicamente misurato. Per la compagnia del collettivo è arrivato il tempo di cercare una casa, un teatro tutto per sé, un luogo dove crescere, continuare a studiare e diventare grandi. Un filino dietro. Quel viaggio, cominciato alla fine degli anni 60, continua ancora. La compagnia del collettivo ha preso il nome di Ensemble Stabile di Teatro 2 e alla formazione originaria si sono affiancati nel tempo nuovi elementi. Ottimo. Abbatti, quella sì. Storia là, se alzi il mento, guardando lui, esatto, tirati su. Eccolo lì, Gigi, fermo. Questo sopracciglio, perfetto. Ottimo. Walter, torna là con la testa. Gira, guardami, senza muovere la faccia. Ok, se tenete le posizioni io controllo due cose. Siamo molto bene. Boh, facciamo un altro giro. Ok. Dov'è va? Dall'arrivo della compagnia del collettivo, l'edificio ha subito una completa trasformazione. Da dopolavoro, con un cinema, una mensa e una palestra, si è convertito in uno dei più importanti teatri stabili d'Italia. Grazie. Va bene,
seria. Vai. Ma che razza di pessima abitudine questa che avete di venirmi a importunare sempre nel momento preciso? Io ho fatto una semplice domanda. Sono il primo! Sono io il primo! Una struttura mobile con 10 spazi di rappresentazione di dimensioni diverse. Un centro di produzione artistica aperto alla sperimentazione, libero dalla politica e distante dalle logiche commerciali. Una casa per attori che sappiano interrogare i classici, misurarsi con i contemporanei e interpretare le mutazioni della società. No, non mi mando in paranoia, non mi mando in paranoia, sono solo... Imbecille, non hai neanche la pistola! E se un tempo lavorare in una piccola città poteva essere di ostacolo per una carriera ad alti livelli, ora sono tantissimi gli artisti che scelgono Parma come luogo dove vivere e fare teatro. Quello che vi dico ve lo dico una volta, ed è meglio che voi lo facciate alla lettera. Prigionieri! Con l'Arena Shakespeare, l'ultimo spazio costruito, si completa una cittadella delle arti sempre attiva in ogni stagione dell'anno. Wow! Che figata! Eccola qua! Dobbiamo entrare di là, ragazzi! Dio mio, ma è bellissimo! No. Qua. Con la colonna. È qua, non è lì, eh? È qua, è lì c'è l'orchestra. Siamo qua a recitare. Sì, sì, sì. Ma a che ci saranno i registi? Qua, qua, sono qua. Sono qua? Bello lì. Bello, sono davvero emozionato. È bellissimo. Scusa. Scusate se i miei riferimenti sono questi, perché io li vedevo, io in un cabaret del 1930 non ci sono mai stato, l'ho solo visto nel film cabaret. L'ensemble di Teatro 2 è l'unico gruppo di attori in Italia impegnato continuativamente in un teatro stabile. Un privilegio che porta in dote molte responsabilità e un'eccezionale mole di lavoro. Significa essere protagonisti di 30 spettacoli all'anno, tra nuove produzioni e repertorio, per oltre 300 rappresentazioni a stagione. Non sono tanti quelli che hanno saputo resistere. I fondatori della Compagnia del Collettivo sono stati le mie guide nel complicato dipanarsi di questa storia. Marcello, ligure di nascita, è l'unico ad avere una formazione classica. Si diploma al Piccolo di Milano in mimo con Maurice Flash. Ero a Parma da pochi mesi. Ah, ma tu cosa fai? Lavoro a Teatro 2. Ripeto, ero l'unico non di Parma, quindi era una cosa strana. E mi ha detto, ma cosa ci fai in mezzo a quel posto di omosessuali, drogati e comunisti? Questa era la nomea. Io ho detto, guarda, casualmente, omosessuali non ce n'è, è un caso, ma non... Drogati più che lambruscoli io lì dentro non ho mai visto. E comunisti, io credo, io sono comunista di sicuro, sui miei colleghi non garantisco, però non credevo che fosse una colpa. Tutto era suddiviso alla pari, dagli stipendi uguali per tutti, al fatto che si montava, smontava, caricava, scaricava le scene, facevamo tutto. Poi litigavamo, avevamo dei punti di vista, però la base, quella che contava, era uguale per tutti. E soprattutto perché in tutti i nostri spettacoli c'era un taglio politico
che io condividevo. Noi siamo un modello, anche se ci siamo modificati col tempo, perché come dicevo tutto cambia. E se vengono degli attori nuovi, come per esempio te, c'è tanti che, lo vedi, passano lì, è una scrittura come un'altra e non c'è niente da dire, è il nostro mestiere. Però non sono sfiorati da niente di quello sì. che c'è lì dentro. Altri invece hanno delle curiosità. Nel 1980 eravamo rimasti come gruppo di attori in sei e abbiamo fatto Amleto, ci abbiamo lavorato. La nostra ricchezza è stata, abbiamo provato 4 mesi. L'abbiamo fatto, l'abbiamo visto, non ci piaceva, l'abbiamo smontato e l'abbiamo rifatto. Siamo partiti in tournée nella periferia di Torino, dove c'erano gli operai venuti negli anni 50 a lavorare da agnelli. Essere o non essere? Questo è il problema. Cioè, è meglio sopportare in cuor nostro tutte le vicissitudini, tutte le angherie, le difficoltà, tutte le cose che ci pesano, oppure reagire, armarsi e combattendo in qualsiasi modo cancellarlo il dolore, farla finita. Questa sono io. E questa è mia mamma, tedesca, innamoratissima dell'Italia e di mio padre, che segue la compagnia in Germania, organizzando la tournée e facendo da interprete. Il 1980 è un anno fortunato e fondamentale. L'Amleto del collettivo è sulla bocca di tutti. Tutti vogliono vedere Amleto e loro li accontentano. Nancy, Francoforte, Berlino, Parigi, Londra, New York. L'opera di Shakespeare non è più dramma esistenziale, ma commedia, dal tragico finale, dove il quotidiano, la corruzione, l'invadenza del potere sono elementi per un teatro satirico e politico. Sono anni di grandi successi, arricchiti da preziosi sodalizi. Einar Müller, Peter Stein. Il Festival di Nancy porta a un incontro fondamentale. Pina Bausch, che con Caffè Müller rifiuterà l'invito della Scala e sarà ospite per la prima volta in Italia a Teatro 2, la sede appena costituita. Con la creazione di una convenzione che farà da modello alla nascita dei teatri stabili privati, il collettivo riceve dal comune la gestione diretta dell'edificio. È il primo esempio di compagnia privata chiamata ad amministrare uno spazio pubblico. Un luogo che diventa rapidamente un polo di riferimento del teatro in Italia. Producono, formano attori e spettatori, ospitano le compagnie più innovative. Sono intellettuali che fanno teatro, considerandolo l'unico spazio civile rimasto. Vogliamo ripararci dalle correnti d'aria? E dove? Nella tomba? Ah già, più riparati di così. E che risposte pregnanti che dà, eh? È una grazia che tocca spesso la pazzia e che a volte ragione e buonsenso non sanno esprimere in eguale misura. Ora vado a preparargli l'incontro con mia figlia Ofelia. Prendo congedo. Nient'altro che tu possa prendere da me, da cui più volentieri io mi separi. Salvo la vita. Salvo la vita. Non so neanche come si possa mettere una maschera del genere. È bellissimo, però. È un bel andante, una persona seria, una persona civile. Hai pochissime compagnie d'epoca in cui trovi una gestualità così credibile, anche se esasperata, perché è una situazione esasperata. Noi abbiamo praticamente come compagnia abbiamo partecipato e in qualche modo creato e inventato il primo decentramento. Voleva dire fare 160 spettacoli in 6 mesi, di cui 120 in località diverse ogni giorno.
ti assicuro, pioveva, eravamo su un pulmino che non andava, con anche delle macchine, perché non ci stavamo tutti nel pulmino. Ci siamo fermati a un autogrill e Walter ha avuto l'idea da cui poi è nato il Teatro Stabile, che ha detto: ragazzi, torniamo indietro. Ci siamo guardati tutti in faccia, siamo risaliti sulle macchine, abbiamo all'uscita dell'autostrada, siamo tornati indietro, mi hanno detto: non c'è, è malato uno. Che... E lì abbiamo deciso che ci voleva la sede stabile dove lavorare. Io sostenevo sempre la necessità di continuare anche l'attività itinerante, e su questo ci sono stati i primi screzi un pochino. La cosa tragica è che siamo diventati tutti parenti. E con tutto quello che può succedere tra parenti, cioè che non garantisce la parentela il fatto dell'accordo. Dai, su! Oh, io sono qua da 8 ore. Un attimo. Lo so, okay. Ho fatto 20 minuti di pausa. Spogliati un attimo. Sì, e sarò qua fino a mezzanotte, fino alle 2, perché abbiamo il palco dalle 5. Quindi, bel 20 ore. Quindi, nonostante non ci sia il palco, io non posso provare quell'altro. Dov'è Walter? Eccolo! Sì, io dovevo provare i costumi. Mi hanno detto di spogliarmi e mi sono spogliato. Fate scendere per favore, Sbarzi, e proviamo. Ma dov'è Sbarzi? A cantare. Dov'è? Carogna bastarda. Impunita. Pezzente. Sei tu che me lo impedisci. Cagna. Al diavolo le vostre scalmane, mettete tanta di quella fretta addosso che ho dato una botta contro lo spigolo. Impunito! È un'ora, è un'ora, mi hai lasciato. Taci, per Dio! Accattone! Non vedi che ti sto sgridando? E chi parla? Me lo merito proprio, per Dio, con il male che mi sono fatta. Sono senza fiato. Bastardo! Io voglio fior di malanni. Belle febbre croniche complicate da commozioni cerebrali, bei febbroni da scarlattina, sono ridotto alla disperazione, alla rovina. No, io sono malato, immaginate. Veramente malato. Senti, senti, mamma, dov'è mamma? Chiamare sordo. Tutto sordo. Tutti sordi? Cioè. Tutti. Niente. Vabbè. Vai, tu ce la fai. Oh. Come va? Ho capito. Bene, bene, bene. Vabbè, adesso si alza in piedi, mi dice che sta bene. Tu mi dici così così, non va bene. Basta, adesso io lavoro, basta. Sì. Qui sulla porta voglio farvi una profezia. La statua della libertà non è ancora stata fusa. Però il forno è ancora caldo e qualcuno può ancora scottarsi le dita. Senta.
si allargano, le responsabilità aumentano. A metà anni 80 il comune investe in importanti lavori di ristrutturazione e assegna al teatro la stagione di prosa della città. È l'ultimo atto di un'avvenuta maturazione. Con la creazione di 4 nuovi spazi, la casa si allarga e le possibilità aumentano. Si prova uno spettacolo mentre di sera si va in scena con un altro. E così, a ciclo continuo. Tra le residenze artistiche, quella di Europa Galante è la più longeva. Il legame con la formazione di musica barocca, diretta da Fabio Biondi, è un connubio felice che porterà a spettacoli importanti. Mara Sad, di Peter Weiss, è il più lontano nel tempo. Con il Mara Sad, la poetica della compagnia cambia. Da regia collettiva si passa a teatro di regia. L'atto creativo dello spettacolo, che faceva capo al gruppo, ricade ora sul singolo regista. E io sono una persona seria, dopo il mio suppanino, mentre... No, la voce torna su a mangiare. La pietà, Mara, è un attributo dei privilegiati. Quando il compassionevole si china per dare l'elemosina è pieno di disprezzo e si finge commosso per far scudo alla sua ricchezza. Col suo dono appioppa un calcio nel culo al mendicante. No, Mara, bando alle vicinerie, si tratta di ben altro. Per te come per me, solo gli estremi contano. Se sono estremi diversi dai tuoi. Al silenzio della natura io pongo l'azione. Nella grande indifferenza scopro un senso. Invece di assistere in moto agisco. E chiamo certe condizioni false, lavoro per mutarle, migliorarle. Occorre tirarsi fuori dal fosso per i propri capelli. Rovesciare se stessi da dentro in fuori. Ed essere capaci di vedere ogni cosa con occhi nuovi. Siamo entrati, abbiamo smurato il quadro svedese, tutta la roba per fare ginnastica artistica. Abbiamo montato un palcoscenico, eravamo in tre, ed è stato un caldo della Madonna. Il nostro Borin, che era 6 metri per 9, abbiamo messo su 2 quintine e 2 piantane con i proiettori e chiudi la sala. Primo di settembre arriva Corsi, che era il presidente dell'Arci, poi l'hanno beccato che ha rubato la cassa e è scappato in Sud America qualche anno dopo. Arriva il primo settembre, apre, va dentro, cazzo è! E loro gli cominciavano i corsi. È un casino, una buia. Noi abbiamo detto no, questo è un teatro. Lui si è rivolto al comune e il comune hanno fatto esattamente quello che avevamo pensato noi. Per evitare una lite spazzesca tra... e diventava una roba che andava a finire sul giornale, il comune ha risolto immediatamente, gli ha trovato un altro spazio e lì è nato il teatro La Sala Bignardi. Anche per questo siamo gangster, ma anche per questo siamo qui da 50 anni, ragazzi. Beh, è meraviglioso, questa è una delle tante. Dentro a questi muri ci sono anche degli stipendi della gente che ha lavorato qui, eh? E fatto sempre con l'assoluta, da parte di tutti, consapevolezza che era la cosa giusta da fare, senza rimpianti. Chi è qui dentro, chi è nato qui dentro come attore, secondo me, almeno io parlo per me soggettivamente, ma credo sia così anche per tutti gli altri, sente questo luogo, e dicendo luogo dico qualche cosa, non sono solo muri, sente questo luogo come la propria casa, e per cui è impossibile separarsene. Per uscire da questo luogo sarebbe come uscire da se stessi. Abbiamo litigato, fatto le seggiolate, non ci siamo fatti mancare nulla. Forse non è il paradiso questo, così forse è presunzione quello che sto dicendo. Diciamo che probabilmente per differenza rispetto a quello che succede fuori, sì, può essere un paradiso. Comunque è una buona scuola questa di teatro. Per chi ha la fortuna di arrivare qui.
Le mie prime immagini teatrali furono un completo disastro. Avevo 19 anni quando Giorgio Gennari mi affidò le riprese del Teatro Festival. La città avrebbe visto esibirsi i migliori artisti della scena israeliana, ma solo i fortunati che furono presenti ne conservano memoria. Cento anni fa, quando ho cominciato a recitare, mi truccavo da vecchio. Dopo 100 anni sono ancora qui a truccarmi da vecchio. Non dico che ormai sarebbe ora di utilizzarmi come sono. Dal riallestimento del Mar Assad nel 2005 ho iniziato a collaborare con Teatro 2 con sempre maggiore continuità. No, sono con una bella ragazza, non vedi? Abbiamo finalmente bisogno di un vero rappresentante del popolo, un incorruttibile, uno di cui ci si possa fidare, di un capo che in tempi di crisi difende i nostri interessi! Volevo osservare da vicino il lavoro di mio padre, il suo modo di affrontare il testo, le relazioni che stabiliva con gli attori. Signor Conte, io avevo pregato... Sì, io avevo pregato il signor Marchese che mi mandasse il suo calzolaio. Non pensate altro, ma ora il signor Marchese promesso un fazzoletto, ma ora me lo porta. È che ne avevo proprio di bisogno. Se vi va, gradisce. È che ne avevo proprio di bisogno. Se mi gradisce, questo è pulito. Obbligatissima le sue figlie. Guarda lì, però. Tu vuoi guardare? Dai, rifacciamo. E vi dirò che siete due impertinenti! Da allora mi sono chiesta tante volte quale fosse il modo giusto di raccontare uno spettacolo, cogliendo presto un'evidenza. L'atto scenico, privato della sua irrepetibilità, non è già più teatro. Il mio è semplicemente un altro sguardo. Mi interessa svelare il processo creativo, la fatica della messa in scena, l'eccezionalità dello sforzo quotidiano. Direzione scuola, siamo delle macchine da guerra praticamente, questo sì. Non ci possiamo ammalare, non ci possiamo permettere di perdere tempo in uscite, in divertimenti, facciamo tutto sempre tra di noi. Principi, prigionieri. Formazione è una delle vocazioni storiche di questo teatro, quella artistica rivolta ai professionisti del settore e quella del pubblico, l'altra metà del cielo teatrale. Studenti delle scuole superiori, universitari, sono coinvolti in seminari, laboratori, matinée e classroom play. La conoscenza del linguaggio teatrale si fa strumento critico con cui leggere e interrogarsi sul contemporaneo. Ok, facciamo una furbata, ragazzi, prendiamo un tavolinetto che c'è di là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, degli elastici sull'elica. 14. Siamo in 14. Vado a trovare qua. Di nuovo strapuntino. Ma a un certo punto toccherà pure mangiare, Chi vuole il ragù? Secondo me devi fare le dosi un po' più piccole. Io vorrei dire piena. Facevo Claire. Non so quanti anni di scuola, ripetuto la. Abbiamo provato 6 mesi sempre di notte, perché io nel frattempo lavoravo. Eh sì. Facevo l'impiegata, perché avevo finito la scuola nell'80. Quindi quanti anni avevi? Avevo... Poi volevo andare a fare la tournée del Gargantua e mio padre mi ha detto di no. Allora ho detto, vabbè, allora vado a lavorare. Sono andata a lavorare, poi ho ricominciato a fare teatro di notte, la sera praticamente dopo il lavoro. E nell'82 abbiamo debuttato con le serve. E poi mi sono licenziata e ho cominciato a fare teatro come professionista. Nel senso, come siete arrivati a fare l'istruttore? Ah beh, l'istruttoria, dunque l'idea credo che fosse stato di Lemoli, che aveva proposto questo testo dopo che avevamo fatto l'allestimento di Mar Assad. Ci siamo in 17 giorni? L'abbiamo, sì, sì, la regia è stata fatta in 17 giorni. E questo è il 31esimo?
Questo, se l'84, no, è di più. L'istruttoria, diretta da Gigi Dall'Aglio, fu allestita nel 1984. Da allora replica ogni anno, diventando uno degli spettacoli più longevi del mondo. La maggior parte degli attori sono sempre gli stessi. Ci sono invecchiati dentro. Ciò che è certo è che non intendono smettere. Chi se ne è allontanato non lo ha fatto per volontà. Giorgio smise troppo presto, per un male incurabile. E Tania, che nella sua interpretazione fu definita l'autorevolezza assoluta del giudice, dopo una lunga e feroce malattia, non ha retto al giudice più implacabile. No, mi tiri dentro Tania qui in mezzo e quindi... Tania l'uno. Al momento dell'arresto, Lili Toffler. Io parlo, poi vado dentro anch'io. Allora io sono già dentro. E qua cosa succede? Perché io non lo so questo. Ma cioè, quando voi siete entrati cominciano ad passare. E non può andare giù la luce perché la gente sta entrando. Questo sto dicendo. Sì. Bisogna togliere l'effetto che Pasolini rimane da solo con il buio. Oddio. Quando entrano c'è un effetto lì segnato. Come la percepì? In mezzo a tutta quella solitudine, a quel dimenticatoio cui ero ridotto, gridai: pietà per favore. Come nel sogno, quando ogni dignità va perduta, e chi deve piangere piange, e chi deve chiedere pietà chiede pietà. Entriamo. Durante i 6 mesi che trascorsi nel Block 10 furono eseguiti 400 esperimenti del genere. In relazione con essi venivano effettuate fecondazioni artificiali. E se si verificava una gravidanza si provocava un aborto. In che mese di gravidanza? Nel 7º. Dopo il parto prematuro, il bambino, ammesso che fosse venuto al mondo vivo, era ucciso e sezionato. Lei dà queste informazioni di seconda mano o per esperienza personale? Parlo per esperienza personale. Che cosa la preservò da una malattia con esito mortale? L'evacuazione del lager. Uno addosso all'altro, vicino alla porta e alle colonne. Sotto lattanti, bimbi malati, sopra le donne, sopra ancora gli uomini più forti. La cosa si spiegava col fatto che si calpestavano e montavano gli uni sugli altri, perché il gas da principio si sviluppava con maggior forza a fior di terra. Avevano le unghie gonfitte reciprocamente nei corpi. La pelle era di... Eccomi. Il borghese gentiluomo. Ivano, le rane, le nuvole. Tutto il materiale si riutilizza, riprende vita. La cosa bella è quello, non rimane morta la cosa del teatro. Sai che il maracchi è uno dei più uccelli? Tutto sfumato, non so. Questo era un fatto. Oh, oppure potrebbe essere anche una roba aspettando il Godot? Due non te li posso fare perché se te ne faccio due capiscono. C'è qualcosa che non funziona. Merda! Merda! Non si applaude, porta sfiga! Bisogna dirvi tutto! Ma
non è un assunto teorico mettere al centro gli attori, è proprio reale, è concreto. Avere una casa dentro alla quale ti puoi sentire libero, soprattutto di sbagliare, e però dovendo mantenere un rigore, dovendo mantenere anche un allenamento, dovendo avere il gusto di voler scoprire dagli altri esseri umani il potenziale che hanno, e che, sai, la fiammella, no? Dice Peter Brook, la scintilla si spegne velocemente. Quasi nessun teatro di produzione ci sono gli attori stabili. E ne hanno tutti una gran paura, evidentemente, ma questo però è l'unica condizione che ti consente di costruire, e in questo vedo in loro anche non solo l'appartenenza, che ovviamente è diversa tra di loro, ma anche un orgoglio, un sano orgoglio. Avverto, e so che altri con me avvertono, che così può essere solo qua. Cazzo, mi sono due baffi. Paola, Paola! Paola, aspetta! Ciao ragazzi, ci vediamo domani alle prove. Ciao. Ciao! Ciao, ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Ciao Lele, ciao Nanni. Ciao. Ciao. Nella storia della compagnia c'è anche un film, prodotto dalla Rai alla fine degli anni 70. La Cineteca di Bologna sta cercando di restaurare l'unica copia rimasta. Dunque, a dove è che bisogna andare? C'è una scala di ferro, là. Il popolo vota socialista? Mai saputo. Per il gruppo sarà una sorta di testamento. L'ultimo atto di un teatro politico militante che si rifaceva al recupero della cultura popolare. Girato interamente nel Teatro Regio di Parma, narra il drammatico sciopero agrario che all'inizio del Novecento contrappose i braccianti della provincia di Parma ai potenti proprietari terrieri. Per noi allora si chiamava compagnia di collettivo e aveva un senso ideologico. Noi prendevamo tutti uguali, guadagnavamo uguali noi ai tecnici. E non importa se uno era protagonista o meno, c'erano solo i nomi degli attori della compagnia, senza dire cosa facevano negli spettacoli. Era un segno. Qui c'è sua figlia, quindi non c'è problema. Walter è stato un politico bravo, forte. Quando abbiamo cominciato a firmare le regie, lui ha firmato le regie. Questo ha cambiato qualcosa anche negli altri. Dopo anche Gigi ha cominciato a firmare le regie. Cioè l'idea del collettivo era radicale, era giusto cambiare. Io dico, Walter, gli voglio bene come un mio parente. Siamo parenti, abbiamo fatto un pezzo di strada insieme lungo. Non posso pensare di non volergli bene. Però su queste cose siamo anche molto diversi. E lui forse è più avanti di me, io sono invecchiato di più, chi lo sa. Sta di fatto che le lacerazioni ci sono state, non sono mai state veramente dette. Mi ricordo tutto. Era inverno. Lo era autunno. Accampati nella neve, freddo, buio. Eravamo in tre.
Io. In due. Mamma, in due. Io. E... ero solo. Alla fine degli anni Ottanta avviene un passaggio delicato e fondamentale. La compagnia subisce una sorta di metamorfosi che porta a un profondo ripensamento del progetto comune. Se prima era un gruppo di attori che aveva fondato un teatro, ora è la complessità della funzione pubblica a definirne i compiti. I dissidi interni sfociano in aperti contrasti che si spingono fino ai limiti di una rottura che però non si consuma mai. Quando ero bambina, ricordo di prove infinite, in attesa che l'alba arrivasse e riportasse a casa mio padre. Sono cresciuta nutrendo venerazione e diffidenza verso un luogo che sembrava allontanarlo sempre più da noi. Al primo posto veniva sempre il teatro. Poi arrivò il tempo dei combattimenti e delle lotte. Più al sicuro nella giungla che nella Prussia. Ma poco a poco ci si abitua a tutto. A mio padre gli piaceva dire anche alle cose belle. Max Gericke, la donna che si fece uomo. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Io volevo veramente smettere di lavorare. Io stavo lavorando a un altissimo livello, lavorando con i teatri stabili più grossi. Che cos'è che non mi andava? Non mi andava il modo, non mi andava non tanto la compagnia entro la quale io stavo benissimo, trovavo dei colleghi straordinari, ma ad un certo punto si esauriva la compagnia e mi sentivo perduta. Qui sta nascendo qualche cosa che secondo me sta raggruppando tutte le vere forze nuove dell'Italia. Claudio? No, se io capisco bene che questo nero deve andare via, no? Per fare blu. Il nero di fondo? Sì. Allora. Dall'arrivo di Elisabetta Pozzi le collaborazioni con nuovi attori e nuovi registi si fanno più fitte. Mi hanno costretto a venire a dirvi che la cena è pronta! Ci deve essere un doppio senso! Interrogato il portiere dell'ospizio, il quale ha dichiarato che quel giorno io non ho voluto vedere la mamma. Sul piano nazionale, Teatro 2 si mette in rilievo come uno degli stabili più attivi e sul piano locale si radica sempre più profondamente nel tessuto cittadino. Una macchina teatrale che vuole svolgere eticamente il proprio progetto deve ridefinire gli elementi che ne compongono la produzione, limitando la struttura amministrativa in favore della spesa artistica. Al centro rimangono sempre gli attori. La regolarità di una vita stanziale consente loro di lavorare con continuità, ottenendo la dignità desiderata. Thank you.
mio padre è stato il passaggio più delicato di questo lavoro. È l'unico della compagnia che non ho mai visto recitare. Smise poco prima che nascessi. Questo è solo verde? Devi sapere tutto. Tutto, da quello che succede dietro le quinte, nelle graticce, nei sotterranei, nelle bottole, sul palcoscenico, in sala. Tu devi controllare tutto il processo. Mentre la casa, il personale, i luoghi dell'infanzia riguardano solo me, questo posto riguarda gli altri. Quindi avere contribuito a fare qualcosa che possa servire ad altri, penso che questo mi interessi. E penso che rappresenta molto in questo senso. Punto. È una fabbrica che man mano che procedi non ti appartiene più. Cioè proprio i teatri che non hanno lite e frizioni sono da osservare molto attentamente. Perché vuol dire che non hanno passioni, non hanno tensioni, non hanno, afflati verso qualcosa, non hanno nulla. Se è principe è prigioniero, queste cose le dice Amleto ed è verissimo. Lui è prigioniero di un ruolo. Non parlo di quello teatrale, ovviamente. Parlo del suo ruolo di principe. E come principe deve comportarsi da principe. Nel momento che devi, sei prigioniero. Poi, il 31 di gennaio... Ok. 31. Facciamo le valutazioni perché... Sono le illustrazioni dell'otto. La tua. 27. È domenica. Bisogna smontare tutto, rimontare la gradinata, montare l'istruttore che ci vuole un giorno. Un uomo di teatro una volta scrisse: se qualcuno avesse chiesto a me e ai miei amici quale fosse la causa della nostra furia ostinata, non avremmo saputo rispondere. Noi facevamo teatro perché facevamo teatro. C'era chi doveva stare sul palcoscenico nella luce, rivolgendosi ad altre persone sedute nel buio. Merda. Merda, 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 merda. Ok. Non chiedermi. Siamo con voi, signore!